Allora mister, oggi ho visto un discreto Soverato, ha giocato abbastanza bene, comunque si sapeva che il Taverna sarebbe venuto qui per fare punti, perché loro hanno una classifica diversa. Sì, è normale, loro riservano i punti, credo che siano quarti, ma noi sicuramente andremo al comprensorio a Montepaone, no? se riusciamo a tirare qualche punto. Comunque sì, i ragazzi oggi si sono comportati bene, se non chiama quel calcio di rigore, non sappiamo neanche come si mette la partita. Comunque noi andiamo avanti fino alla fine, che dire, oggi i ragazzi si sono comportati molto bene. La linea difensiva bene, poi oggi hanno giocato quasi tutti i giovani, cioè il 97, il 98, quindi non è venuto neanche il portiere proprio, c'è Gennarini, vecchia guardia di Sopriano, ci ha fatto il favore di venire. Adesso le ultime tre partite c'è da sudare, quindi c'è da soffrire, abbiamo il Chiaravalle la prossima e poi il Montepaone. Per noi non dobbiamo, quelli che devono soffrire sono gli altri secondo me, soprattutto il Chiaravalle che si trova in una classifica che se non fa risultato con noi sì. si potrebbe trovare dietro. Con Montepaone io gli auguro il meglio, che possa puntare alla più alta classifica, perché no vincere il campionato. Allora mister, buona prestazione, si diceva qui, della Taverna al Sarre Senopoli di Soverato, e quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo, tre punti fanno molto bene per la classifica, quindi siamo nella parte alta della classifica, facciamo un pensierino alla promozione. Guarda, noi ci troviamo quarti in classifica e penso che rimarremo in questa posizione, dobbiamo guardarci le spalle dal fronte che è quinto, ma penso che San Gregorio, Rombiolese e Montepone siano un po' distanti, quindi ci stiamo già preparando per i playoff, stiamo facendo giocare quelli che hanno avuto meno spazio per trovarci tutti pronti per affrontare i playoff. La partita di oggi è stata una partita da parte nostra un po', non è stata una delle migliori partite del Taverna, però i ragazzi si stanno allenando, giustamente non sappiamo già che finiremo quarti, quindi non abbiamo tanti stimoli, però siamo carichi per i playoff, perché ci faremo questi playoff probabilmente da quarti in classifica, andremo a giocarli fuori casa, quindi ci dobbiamo preparare a farli e possibilmente a vincere. Anche se il calendario è favorevole, perché avete due partite in casa. Sì, adesso abbiamo due partite in casa, il problema sono i punti che ci distanziano a Montepaone, che sono ben 7 dalla terza, che non è neanche in Montepaone, che mi sembra che sono Montepaone e San Gregorio, sono 2 terze, 7 punti da entrambe la vedo dura a 4 giornate alla fine, però noi ci stiamo tentando, però sappiamo benissimo che probabilmente faremo più da quarti. Però devo dire che abbiamo vinto una partita secondo me non facile, perché il Soverato, vedendo le partite soprattutto in casa, anche con l'Ambelese vince 1-0 al 75esimo, sono una squadra di ragazzi e gli voglio fare i complimenti, perché hanno pochissimi punti, però devo dire la verità, si impegnano, lottano, giocano, giustamente i punti che ci hanno li condannano oltremodo, secondo me, all'impegno, alla voglia che ci mettono, e veramente mi hanno stupito da questo punto di vista, perché loro sono rassegnati alla recessione, però hanno giocato fino alla fine e voglio fargli i complimenti, una squadra di ragazzi per bene che gioca e si diverte. Era nelle previsioni questo all'inizio del campionato, questo punteggio del Taverna? Devo dire la verità, no, dobbiamo essere sinceri, siamo partiti male, non per colpe tutte nostre, le colpe ce l'abbiamo, solo che abbiamo giocato fuori casa per 5 mesi in un campo vicino a Taverna, però non è il nostro campo, e da quando siamo tornati a Taverna abbiamo fatto, mi sembra, 3 punti in meno del San Gregorio e siamo avanti in Montepaone, in Belese, non siamo contenti della posizione perché potevamo fare molto di più. E c'è un handicap perché abbiamo cambiato il girone, sempre voluto da noi, e abbiamo dovuto pure capire il girone com'era, perché è un girone diverso, non conoscevamo nessuna squadra, quindi questo forse ci ha dato un po' di handicap in più, però devo dire la verità,
la prima parte di stagione non è stato il vero Taverna. Adesso al ritorno stiamo facendo il nostro, però purtroppo quando perdi 6-7 punti da Montepaone, che sta facendo grande campionato, Rombolese e San Gregorio, poi è difficile recuperarli perché sono squadre altrettanto valide che sono partite magari forse con meno favore del pronostico, però i campionati si giocano e ha ragione chi c'ha i punti. Noi siamo qua, cerchiamo di fare i playoff.